Fedriga, era un'operazione geniale, ha detto i politici più importanti, notisti politici più importanti, cioè Salvini ha dimostrato di essere uno che ha strategie ben precise, l'avete fatta... E si è preso pure il Friuli, Massimo, con il candidato del Friuli. Vabbè, adesso vedremo, che pensa di questa strategia di Salvini, è stata voluta... Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia. Non si può dire solo Friuli. Certo. Ecco, ma al di là del Friuli Venezia Giulia veniamo dopo. Adesso quello, che idea si è fatto di questa genialata, così definiamola? No, guardi, io penso che Salvini ha fatto un ragionamento molto chiaro. Sapeva che tenendo posizioni che non fossero di condivisione generale, sia per il Senato ma anche per la Camera, perché per esempio la prima proposta del Movimento 5 Stelle è stata respinta, e siamo andati su fico, quindi senza quel sentimento di unità che serve per eleggere le due principali cariche istituzionali del Parlamento, cioè il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, si rischiava lo stallo parlamentare. E il fatto è che con questi giochi mettiamo questo, mettiamo quell'altro, blocchiamo questo, blocchiamo quell'altro, il Parlamento bloccato non significa che i cittadini non continuino ad avere il problema dell'occupazione, che l'impresa, come ricordava prima Briatore, non continui ad avere i problemi della burocrazia e della tassazione, che la sicurezza non sia garantita ai cittadini e che l'immigrazione non sia fermata. Quindi che ragionamento abbiamo fatto? Abbiamo detto intanto iniziamo a far funzionare la macchina parlamentare, perché sarebbe stato irresponsabile. Noi siamo stati i primi a fare un passo indietro, a dire non facciamo le lotte barbare per avere una poltrona noi o una poltrona voi, abbiamo detto semplicemente facciamo funzionare, fa la Lega un passo indietro, che è il primo partito della coalizione di centrodestra, vogliamo tutelare la nostra coalizione perché pensiamo sia indispensabile l'unità del centrodestra. Vorrei capire però, Fedriga, a me questo incontro, poi anche Freccero che conosce molto bene Berlusconi, mi sembra un po' un incontro fatto più per le telecamere, certo. se no? Che è spontaneo. No, ma è stato utile per rimarcare quello che crediamo sia fondamentale, che rappresentiamo una coalizione che, ribadisco, vogliamo tenere unita, perché ci siamo presentati il giorno prima del voto in questo modo, il giorno dopo deve rimanere la stessa cosa, perché vogliamo rispettare il voto dei cittadini di questo Paese. Una coalizione che ha la maggioranza, seppur relativa, nel Paese, uscita dalle urne, con un programma ben chiaro, ed è quello che noi vorremmo portare avanti con Fedriga, gli amici, scusi, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Scusi, ha visto, sì, anche proprio il viso di Berlusconi come parlava? Era incazzato nero, cioè in Friuli, Venezia, Giulia, lei non corre rischi perché non credo che lì si spaccheranno, perché lei è una bravissima persona, ma di fatto la coalizione di centrodestra non c'è più, dai, non raccontiamocela. Ma non è così, Klaus David, non è così. Ma guardi, mi sembra che sia l'esatto opposto. Abbiamo dimostrato con l'elezione della Casellati al Senato e di Fico alla Camera che c'è una coalizione unita che ragiona insieme e cerca di portare avanti gli obiettivi insieme. La gente ci ha votato non perché gli piaceva l'espressione di Salvini, di Berlusconi o della Meloni, o se erano arrabbiati o felici, ma perché abbiamo presentato un progetto al Paese che, ribadisco, ha avuto la maggioranza relativa. Ho capito, in questo Fedriga, Paese. Però. E quello di cui dicevamo prima non è irrilevante. Io voglio dire, ma è sotto gli occhi di tutti, con il retropensiero, cosa vuol fare la Lega, spaccare l'Alleanza. Se volevamo farlo, scusate, lo facevamo subito. Avevamo i numeri per eleggere insieme ai 5 Stelle Presidente di Camera e Senato da soli, prendevamo magari un uomo della Lega in una delle due Camere, fatta la frittata, finito. Non vogliamo fare questo. Pensiamo che la coalizione debba stare unita, lo ribadisco, e che debba portare avanti quel programma, punto. E se volevamo farlo, perché dovremmo aspettare? Perché dovremmo dire no, ma li mandiamo, dandogli una presidenza oltretutto importante come quella del Senato? Però, e poi alla fine, la matematica non è un'opinione, quindi tu devi trovare 50 persone per gestire un centrodestra più, e questi 50, Fedriga, dove li trovate? Non si chiamano perché di Razzi, diciamo, Razzi, Scilipoti, questa volta è un po' più complicato trovarli, i responsabili di allora. Ma infatti noi offriamo... al Parlamento e alle forze politiche quel programma che ha avuto la maggioranza relativa del Paese. Se qualcuno pensa di fare altri tipi di alchimie, facendo scambi di poltrone, come è avvenuto in passato, destra, sinistra, lo facevano tutti e non è che voglio dare la responsabilità a qualcuno. Ma se uno pensa di confrontarsi adesso con il Parlamento, ma soprattutto con il Paese,
facendo gli scambi di sottosegretariati, poltroni, presidente di commissione, vuol dire che non si è capito nulla. Salvini, e io nel mio piccolo, tutti i parlamentari, ci abbiamo messo la faccia e quella faccia non la perdiamo. O riusciamo a mettere in piedi un governo che possa mettere in campo quelle risposte che abbiamo promesso ai cittadini di questo paese, oppure non è che andiamo a tutti i costi al governo. Federica? Questo lo diciamo chiaramente. Con chi ci sta rispetto all'abolizione della riforma Fornero, alla lotta all'immigrazione clandestina, ragazzi, alla sicurezza, all'abbattimento della pressione fiscale? Mi scusi. Dopo se è ovvio che abbiamo dei dubbi che chi... per esempio ha fatto le politiche di Renzi che hanno portato a 6 svuota carceri possa condividere la nostra politica sulla sicurezza, questo è ovvio. Quindi mi sembra strano che il PD ci stia. Ma non è campagna elettorale. Federica, sa cos'è la cosa strana? Chiudo se lo dico, sì. Posso solo dire una cosa? A me è da 5 anni che dicono che siamo in campagna elettorale. So che può sorprendere, ma noi diciamo le stesse cose prima e dopo la campagna elettorale. Forse non sono abituati. Lei è candidato a Friuli, un attimo solo. Federica, ci dica una cosa prima di lasciarsi. Lei è candidato in Friuli per la Lega, eletto. Friuli, Venezia e Giulia. Sì, Friuli, Venezia e Giulia. Sì, ha paura già di perdere voti dall'altra parte. Esatto. Ha ragione, perché anche a me scappa sempre. No, ma è come dire chiamare l'Emilia Romagna soltanto Romagna o Emilia. Ah, no, ma ha ragione, c'ha ragione. Potevano fare come Abruzzo e Molise. Sono Molise, insomma. Cosa troviamo nell'uovo di Pasqua? Salvini, che sorprese ci fa trovare Salvini nell'uovo? Io spero però che queste elezioni abbiano portato a un nuovo modo di concepire la rappresentanza pubblica. Questo lo dico da cittadino e non da rappresentante politico ed altro. Cioè dove la rappresentanza sia mirata non ad accontentare le ambizioni di qualche singolo parlamentare, ma magari a dare risposte alle esigenze dei cittadini. Indipendente da chi lo farà e non vuole essere un discorso di parte. Però siccome se sia quell'obiettivo sono convinto che si possano trovare anche le strade per il governo. Ci vediamo dopo Pasqua. Se si pensa invece ad altro, ho paura che sarà l'ennesima confusione.